Nel Cagliari che affronta il Siena non c'è Conti, non c'è Lopez e non c'è Pisano, per questo Allegri deve inventare la formazione e schiera Pani al posto di Conti con invece i cambi naturali, cioè quello di Ferri per Pisano e quello di Bianco che riprende posto al posto di Lopez. 2 minuti e 36, il Cagliari si vede in attacco con un tiro di parola parato da Curci. Al decimo però arriva già il gol del Siena, calcio d'angolo di Cargià, c'è un tocco all'altezza del primo palo che scavalca tutto il blocco centrale, solissimo Calaiò non ha difficoltà a mettere in rete il gol del vantaggio, 1-0. La reazione del Cagliari arriva un minuto e mezzo dopo, al dodicesimo, il tiro di Larivei però è centrale, parato dal portiere. Al quindicesimo si rivede il Cagliari, dopo l'azione insistita, il tiro finale di Pani, il pallone è alto. Passano 28 minuti quando si rivede ancora la squadra del Siena con un cross di Rossi da sinistra, Cagliari in affanno, prima Calaiò, poi Frick vengono arginati ma a fatica dalla squadra cagliaritana. 30 secondi e il 29esimo quando Frick ci tenta ancora e stavolta è Marchetti che para in due tempi. Il Cagliari non si vede granché nel corso del primo tempo e ancora subisce il Siena, un cross da sinistra permette il colpo di testa di Calaiò, Marchetti riesce a deviare sul palo ed evitare il 2-0. In chiusura di tempo ancora Siena con un cross di Cargià, il colpo di testa stavolta è di Ficagna, viene giudicato irregolare però il suo salto, spinta sull'avversario e gol quindi che viene annullato. Il Cagliari del secondo tempo è un Cagliari diverso, un Cagliari che tenta di portarsi immediatamente in attacco, ha un altro spirito, non ha altri uomini e questo testimonia che molte volte è il carattere che determina le diverse facce del Cagliari. 2 minuti e 25 è il gol del pari, il Cagliari va a realizzarlo con Larivei al termine di una bellissima azione con cross di Geda, tocco ravvicinato di Larivei che viene giudicato in fuorigioco inesistente. Gol del Cagliari quindi che viene annullato e a questo punto ancora una tegola, l'infortunio di Canini che prende una distorsione, al suo posto viene inserito Astori, sarà uno dei più bravi della partita nel proseguo. Sul piano tattico invece la mossa arriva al dodicesimo, l'ingresso di Matri al posto di Pani, Cossu diventa il mediano centrale mentre Geda va a fare il tridente insieme a Matri e Larivei. Al quindicesimo è proprio Matri a destra a crossare, è liscio clamoroso di Larivei che manca il gol del pari. Ancora pochi minuti, ancora Cagliari, 17esimo, tiro di Cossu deviato, il fallo di mano di Rossi che ribatte, Rossi che viene ammonito. 18esimo, punizione di Cossu e Curci in due tempi ma senza particolare affanno riesce a intercettare. Al 19esimo ancora una grande occasione per Larivei, il tiro cross di Agostini diventa un assist e Larivei calcia alto. Si rivede il Siena al 21esimo, tiro di Frick, parata di Marchetti. 24esimo, ancora Frick davanti a Marchetti, bravissimo il portiere in uscita a negare il gol del raddoppio. 29esimo, il cross da sinistra, ancora per il Cagliari e impatto mancato alla Rivei, forse in questo caso spinto alle spalle. Allegri tenta il tutto per tutto, al 30esimo mette acqua fresca per la Rivei, 35esimo lancio di Cossu, anticipo su acqua fresca che sta per diventare autogol e Curci a evitarlo. Nel finale, 43esimo, un tiro di Cossu a testimoniare che la fortuna non gioca con il Cagliari e un compagno a ribattere. Al 47esimo, ancora un bel pallone di Matri dentro e Curci anticipa acqua fresca. Come capita spesso nel forcing finale del Cagliari, è il Siena a segnare in contropiede, contropiede impostato da Forestieri, concluso da Ghezzale. Il gol del 2-0 che dice fine la partita. Siena non è mai stata fortunata e non lo è stata neanche stavolta.